Grazie Presidente. Abbiamo sentito parlare dei numeri, delle statistiche che riguardano il fenomeno dell'arresto cardiaco, la morte improvvisa per arresto cardiaco. E abbiamo sentito appunto citare i 60.000 casi annui di decessi. E questi però sono appunto soltanto una parte del fenomeno, perché fortunatamente poi ci sono anche le storie che si concludono con un lieto fine, quindi ci sono 60.000 decessi, ma ci sono altre decine di migliaia di vite che ogni anno vengono salvati grazie alla prevenzione, grazie alla presenza dei defibrillatori, quindi in realtà parliamo di un fenomeno ancora più diffuso, ancora più consistente dal punto di vista numerico. Tra l'altro, proprio recentemente in due impianti sportivi comunali è accaduto che due persone sono state salvate grazie al defibrillatore, una al Salaria Sport Village, un'altra al Tennis Team Vianello. Entrambi giocavano a calcetto, si sono sentiti male e grazie, ecco, alla presenza presso gli impianti dei defibrillatori e di personale che era in grado di utilizzarli sono stati salvati. Sui principi, quindi, siamo naturalmente tutti d'accordo. Per quanto riguarda poi le azioni concrete, in particolare mi soffermo su due punti. La delibera prevede di provvedere in sede di programmazione triennale a definire annualmente le risorse finalizzate a concedere contributi alle associazioni che acquisteranno defibrillatori e la formazione periodica di personale. E da questo punto di vista, quindi, cogliamo i lavori che stanno per iniziare per appunto la programmazione del bilancio e eventualmente valutiamo insieme la formulazione di emendamenti per trovare risorse per cominciare, ecco, in concreto ad avviare le azioni che questa delibera propone. E così come al punto 12 la delibera dice di promuovere e potenziare di concerto con la Regione Lazio e con gli altri enti abilitati lo sviluppo di una specifica applicazione informatica in grado di consentire la mappatura dei defibrillatori presenti sul territorio comunale. Ecco, anche in questo caso lavoriamo da subito insieme per cominciare già da gennaio dell'anno prossimo a lavorarci. Ricordo tra l'altro quello che si è già fatto, viene appunto riportato nel testo della delibera. Nel 2010 sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro per giungere ad una mappatura della distribuzione geografica dei defibrillatori sul territorio nazionale. Magari andiamo a vedere i risultati di queste attività, così come quelle già messe in campo dalla Regione Lazio, che con la legge del 14 agosto 2017 ha predisposto la redazione di un piano di programmazione per la promozione, la diffusione e la distribuzione dei defibrillatori sul territorio. Quindi mettiamo insieme le forze a livello nazionale, appunto regionale, al locale, per arrivare a raggiungere risultati concreti sui quali appunto vedo con piacere che siamo tutti d'accordo. Grazie.